Professore, ho una domanda. Noi sappiamo che l'ordine equestre dei Cavalieri di Malta è un importante ordine cattolico, assieme a quello dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Mi domandavo, ma com'è possibile che un ordine cattolico sia allo stesso modo una branca della massoneria internazionale nota come il Rito di York? Cioè, com'è possibile che vi sia un compromesso tra Chiesa e massoneria? I Cavalieri di Malta vantano origini medievali, laddove invece la massoneria, e in particolare il rito di York, a cui si riferisce la domanda, risale al XVIII secolo, al 1700. E la massoneria è in fondo un grande progetto culturale prodotto nel secolo dei Lumi, dall'Illuminismo e in particolare dall'illuminismo tedesco, tanto che chi volesse avere un quadro, quella che si chiama la ontologia della massoneria, può leggere i dialoghi Ernst und Falk di Lessing. Qual è il motivo per cui la Chiesa in maniera abbastanza continua e senza cedimenti si oppone alla massoneria? È un motivo teologico molto semplice. La massoneria si propone come una meta religione, assumendo la tesi di Lessing, secondo cui tutte le religioni sono vere perché sono tutte false. Allora, per diventare massone, per essere iniziato, quindi illuminato, non sei chiamato a rinunciare alla fede a cui appartieni. Quindi puoi essere un cattolico, un protestante, un islamico, un ebreo, un non credente, un diversamente credente, perché c'è una inclusione, un inclusivismo di tutte le appartenenze attraverso la partecipazione alla loggia a cui si è iscritto. E l'interesse della loggia, l'orizzonte massonico, è quello che prevale e deve tenere insieme le altre appartenenze, che siano di tipo religioso, di tipo politico, di tipo etnico, eccetera. Se si vuole magari sperimentare la modalità dell'iniziazione massonica, basta ascoltare e contemplare questa grande favola massonica, che è il flauto magico di nuovo. E lì appunto avete la rappresentazione scenica e musicale della iniziazione massonica di Tamino e Pamina alla corte di Sarastro e dei suoi sacerdoti, che rappresenta appunto il gran maestro di una loggia. E Mozart apparteneva ad una loggia massonica, come anche tantissimi altri personaggi che hanno fatto la cultura europea a partire dal Settecento nostro.